turismo, lieve flessione delle presenze in città ad agosto, ma gli albergatori si dicono comunque soddisfatti. Direttissima, linea costiera e riduzioni estive, anche il comune di Prato protesta per i disservizi ferroviari. Prato dice addio alle cabine telefoniche e a fine agosto le operazioni di dismissione. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Presenze di turisti stranieri in città in leggera flessione ad agosto rispetto al 2022, ma Federalberghi si dice comunque soddisfatta dell'andamento dei flussi. Sentiamo perché. Presenza in molti casi sui livelli del 2022, con qualche leggera flessione in diverse strutture, nell'ordine del 5 o 10%. È la fotografia sul numero dei turisti in città in questa prima quindicina di agosto a fornirla Federalberghi, che si dice comunque soddisfatta dell'andamento complessivo dei flussi turistici e che motiva così le piccole contrazioni registrate. Il fatto che l'anno scorso c'era questa moda del turismo di vicinanza, di prossimità, quest'anno c'è invece un po' di crisi economica che ha ridotto anche le persone che fanno la vacanza. Quest'anno abbiamo avuto, teniamo conto, ben tre weekend pieni in aprile, utilizzati da moltissima gente perché erano tre ottimi weekend primaverili. Quindi tutto questo giustifica in qualche modo la riduzione che abbiamo avuto, soprattutto di presenze italiane. Bene i risultati delle strutture, soprattutto a Montemurlo, Poggio a Caiano e Montepiano, quest'ultima sempre più meta dei villeggianti. Anche il boom di Firenze sta contribuendo a riversare in città numerosi turisti. In linea generale tornano i cittadini cinesi e indonesiani, mentre continuano ad essere presenti francesi, tedeschi, svizzeri e olandesi. La necessità di unire sempre di più Prato con Firenze, collegandola con la terza corsia dell'autostrada e naturalmente con la tranvia, cose di cui Gianni ha parlato in questo periodo e spero veramente che ci torni velocemente sopra, perché noi non gli daremo assolutamente tregua su questi aspetti. E poi uno sguardo al settembre, tempo di festival e ai prossimi eventi dei mesi autunnali, con l'augurio di investire sempre più sul turismo sportivo. Settembre pratese, Prato è spettacolo e questo è un appuntamento che sta diventando veramente importante, e in ottobre abbiamo il convegno delle Major Cities, abbiamo già prenotazioni per entrambi gli avvenimenti, dobbiamo insistere per cercare di avere più appuntamenti importanti possibili, faccio riferimento anche allo sport che si avvale di associazioni di volontariato che sono molto efficienti, e su queste sarebbe il caso di puntare non solo con dei patrocini ma anche con degli investimenti. Stava sostando a bordo della sua auto quando è stata avvicinata da un individuo che le ha strappato di mano il cellulare. Il furto è stato messo a segno ieri mattina intorno alle 10 in via Orti del Pero. La vittima, una donna, ha fornito alla polizia, giunta sul posto, la descrizione del malvivente, che è stato rintracciato in uno stabile abbandonato in via della Misericordia, diventato rifugio di senza tetto e sbandati. Si tratta di un 35enne cittadino nigeriano, clandestino e con precedenti a suo carico, su cui gravava il divieto di ritorno a Prato emesso dal questore. L'uomo si era nascosto dietro ad un armadio ma è stato scoperto dagli agenti e denunciato in stato di libertà per il reato di furto, mentre il cellulare, trovato all'interno dell'immobile in disuso, è stato restituito alla vittima. Anche il comune di Prato interviene a fianco dei sindaci della Val di Bisenzio per sottolineare i disagi che stanno affrontando i cittadini e pendolari pratesi, disagi che riguardano non solo la direttissima Prato-Bologna, ma anche quelli causati dal raddoppio del tratto Pistoia-Montecatini-Terme sui collegamenti con Viareggio e Pisa. Il tutto unito alle consuete riduzioni di corse estive da e per Firenze. I problemi di questi giorni erano ampiamente prevedibili, afferma l'assessore al trasporto del comune di Prato Flora Leoni. Avevamo avanzato diverse soluzioni alternative, ma non sono state accolte. Sentiamo. È chiaro ed evidente che una sospensione statale del servizio su rotaia, ancorché compensata da bus sostitutivi, comunque sulla 325,
è stata abbastanza dura da elaborare. Ci sono state diverse interlocuzioni, sempre per il tramite della Regione Toscana, per riuscire a in certo qual modo compensare anche in maniera diversa questo innegabile disagio. Una in particolare era la sperimentazione di un treno navetta proprio in quelle 3 settimane per che unisse la Val di Bisenzio a Prato e ritorno in maniera non solo da compensare il disagio, ma anche da sperimentare una modalità futuribile di mobilità sostenibile su rotaia. Sono state eccepite diverse difficoltà che non sono state assolutamente superate. Ancora la cronaca, è stato intercettato da una volante della polizia mentre stava percorrendo via Ciliani Contromano a forte velocità, protagonista un ventenne alla guida di uno scooter su cui viaggiava anche una ragazza di 17 anni. I due, entrambi italiani, sono stati fermati dopo un breve inseguimento. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che lo scooter era stato rubato alcune ore prima a Montemurlo, pertanto il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e sanzionato per violazione al codice della strada. Anche Prato si appresta a dire addio alle cabine telefoniche. A partire dalla fine di agosto una serie di cabine presenti in città saranno dismesse, come riportato dai cartelli affissi da TIM sulle postazioni telefoniche. Abbiamo chiesto ai pratesi cosa ne pensano, ricevendo la risposta più inaspettata proprio da chi non le ha mai utilizzate. Ce ne parla Silvia Fioravanti. TIM ha annunciato che entro la fine di quest'anno tutte le cabine telefoniche d'Italia verranno smantellate. Qui a Prato questo succederà entro la fine di agosto. Siamo andati a fare una passeggiata in centro per chiedere ai pratesi cosa ne pensano di questa iniziativa. Per ora, in questo tempo che si vive ora, non è utile, perché ci vanno tutti questi ragazzi che buttano all'aria mezzo mondo. Ognuno abbiamo il telefonino, sì, che ora di quello non si può fare a meno, ma della cabina sì. È un ricordo, però probabilmente la vita oggi chiede altre cose, quindi se vengano anche tolte è un'occasione meno per questi ragazzacci di fare degli spregi, insomma. Cosa ne pensa della chiusura delle cabine telefoniche? Oh, penso che buono, Iana, molto telefono cellulare, e le cabine non sono molto utilizzate. Cosa ne pensa dello smantellamento delle cabine telefoniche? Ma io penso che non se ne accorgeranno neanche, perché purtroppo ora non vengono usate più. Io vengo da un'epoca che, quando ero giovane io, si usavano anche per telefonare, si faceva le file la sera alle cabine, eccetera. Oggi con i cellulari, i telefoni in casa tutti, poi ora sono superati anche quelli perché non c'era più nessuno, neanche quelli, per cui penso le cabine ne risentiranno veramente veramente poco, purtroppo, perché sta cambiando un pochino tutto. Non servono più a nulla a nessuno, tutto il cellulare che abbiamo, quindi che le levano, fanno spazio. Basta. Quindi secondo lei è positivo che vengano smantellate? Sì, è positivo, sì, perché non serve più a nessuno. Io non le ho mai usate, però potrebbero essere utili per chi le usa, cioè per chi non ha il telefono o altro. Quindi dovrebbero lasciarle, secondo sì. te? Sì, secondo me sì. Sono anche una cosa estetica, insomma, carine. Alpe di Cavarzano tra note e stelle, grande successo per la serata organizzata dal Comune di Vernio e dalla Proloco di Cavarzano, e già si pensa all'edizione del prossimo anno. Una serata magica, quella di domenica scorsa, all'Alpe di Cavarzano, tra stelle e note musicali. Oltre 500 partecipanti all'evento che celebrava la musica immortale di Ennio Morricone e il cielo stellato d'agosto. Tutti sul prato dell'Alpe, circondato dal verde delle montagne, la serata è cominciata con il picnic preparato dalla Proloco di Cavarzano e con il suggestivo concerto al tramonto, omaggio a Ennio Morricone, a cura di Terzo Tempo Ensemble. Da C'era una volta in America, agli indimenticabili film western con Sergio Leone, fino a Mission e a Nuovo Cinema Paradiso, la musica di Morricone è stata la colonna sonora dello spettacolare tramonto.
Con il calare della notte la grande musica ha lasciato la scena, l'immenso cielo stellato che si può vedere dall'Alpe, con la guida a cura dell'osservatorio scientifico Val Bisenzio e dell'associazione Astrofili Quasar. Non solo osservazione al telescopio, ma anche storie sui miti che nel corso delle varie epoche hanno riempito il cielo di eroi e dei, di fanciulle contese ed epiche battaglie. Soddisfatti i promotori dell'iniziativa Proloco di Cavarzano e Comune di Bernio, presente l'assessore alla cultura Maria Lucarini, resa possibile grazie ai tanti volontari che si sono prodigati nell'organizzazione e a quelli delle due squadre della Misericordia di Prato che hanno garantito il servizio di assistenza. E adesso le previsioni del meteo a proposito di cielo, come sempre a cura del Consorzio LAM. Un caloroso saluto a tutti, ben trovata a questo appuntamento con il meteo a cura del Consorzio LAM. L'immagine alle mie spalle ci mostra dal satellite la presenza di una vasta area di alta pressione che interessa gran parte dell'Europa e anche la nostra penisola. Le nubi che si sviluppano, in particolare le possiamo notare in prossimità della pianura padana e delle zone settentrionali della nostra penisola, sono legate a instabilità termoconvettiva pomeridiana e poi si sviluppa anche nella fase serale, ma le perturbazioni atlantiche sono ben lontane dalla nostra penisola e in particolare possiamo vedere nel vicino Atlantico la presenza di una vasta saccatura. Ma andiamo a vedere in dettaglio il tempo previsto per la giornata di oggi, una giornata che nel pomeriggio vedrà lo sviluppo di nubi cumuliformi, come succede ormai da alcuni giorni, e nelle zone interne, e c'è la possibilità ancora una volta di qualche locale e breve rovescio temporalesco, più probabile nelle zone montuose dell'Appennino, della Miata, delle colline metallifere, ma anche del Prato Magno. Temperature quest'oggi sono attese in ulteriore aumento, massime fino a 36-38 gradi, quindi ben oltre le medie del periodo. Uno sguardo anche alla giornata successiva, quella di venerdì, bel tempo al mattino, venti deboli, mari poco mossi, temperature quasi stazionarie con minime intorno ai 20 gradi. Nel pomeriggio è ancora un po' di instabilità che interesserà le zone appenniniche e la Miata, dove sarà possibile anche ancora qualche isolato e breve rovescio temporalesco, i venti di brezza e poco mossi i mari, le temperature continuano a salire leggermente, comunque massime sempre intorno ai 38 gradi, quindi ancora ben oltre le medie del periodo. È tutto, grazie per l'attenzione. Termina qui questa edizione del nostro TG, l'informazione torna questa sera alle 20:30. Grazie per averci seguito, una buona giornata, arrivederci a stasera.